Però tu ci devi levare questo interrogativo su questa nuova minaccia che incombe su di noi, telefonicamente, forse non solo. Ma incombe su di noi, ormai vi è quasi la certezza, perché con questi emendamenti che hanno modificato le regole della privacy, prima per poter essere, chiamiamolo così, disturbati a casa, bisognava aver dato un assenso, famoso telefonino che si metteva vicino agli elenchi telefonici, era un assenso, e quindi il cittadino sapeva che poteva essere, tra virgolette, disturbato per avere questa procedura. Adesso gli emendamenti propongono che vengano utilizzati elenchi dove non ci sono più queste regole che la privacy aveva determinato dal 2005. Quindi c'è massima libertà di telefonare e di dire e di fare e naturalmente essere disturbatori della quiete delle famiglie. Poi con insistenza, a volte in maniera anche arrogante e via dicendo. Ecco, questa cosa non doveva essere fatta. Noi ci siamo battuti fino ad oggi, perché oggi in Senato si è discusso di questo. Noi ci auguriamo che comunque il Parlamento non faccia passare questo emendamento, perché altrimenti appunto si corre il rischio di essere continuamente disturbati, addirittura molestati. Altro, non si fanno le liberalizzazioni, ma si liberalizzano le molestie in casa. E allora, se passerà questo emendamento, noi ci auguriamo di no, ci batteremo e via dicendo, noi daremo una serie di istruzioni alle famiglie, ecco, per poter contrastare, beh, innanzitutto quando ricevono la telefonata, no, assolutamente, perché allora si toglie un diritto dei cittadini alla comunicazione, no, si dice chiaramente che non si vuole essere disturbati, e se lo si è, si fa la denuncia anche attraverso le associazioni dei consumatori all'autorità della privacy, che questa ci penserà poi a multare, a sanzionare questi comportamenti scorretti. Poi diremo anche altre cose, ma insomma, siccome la battaglia non è terminata ancora, prima di arrivare a dare tutta la serie di diciamo così, di consigli, di istruzioni per l'uso, per come difendersi al meglio, noi vogliamo continuare questa battaglia, perché è una battaglia di civiltà. Sono i cittadini che devono scegliere e dire se vogliono avere una telemarketing, una pubblicità. Non deve essere l'incontrario, non deve essere un'ossessione e una molestia.